Buon pomeriggio a tutti, sono Luigi Onax e Perfidia e bentornati su Final Fantasy XV. Scorso episodio l'abbiamo rischiata a livelli che la metà basta, le abbiamo buscate davvero tanto, davvero 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 tanto. Non me l'aspettavo di buscarle così tanto in quella battaglia, ma andare contro i soldati che si erano messi esattamente dove dovevo prendere l'oggetto non è stata la migliore idea. Ora che sti cavoli soldati stanno rompendo a questi livelli, è consigliabile non andare in giro di notte. Perché se mi capita un soldato insieme a un daemon, sono fregato. Quindi, cerchiamo di non fare cavolate. E vediamo un pochino. Ora dobbiamo andare al mausoleo. Finalmente si va avanti nella storia. È tutto quanto. Domani dovrebbe uscire il secondo episodio. Quindi stiamo avanzando. Se riesco lo metto in carica stasera, in modo da averlo bello pronto. È nel vecchio PC, quindi devo slittare tra un PC e l'altro. Mentre dal quarto episodio in poi li sto registrando, come probabilmente avete visto, col PC nuovo. Più fluido, migliore e tutto. Solito caricamento in crescioso, ma tanto gireremo 2-3 episodi. A posto. Oddio, un pochino troppo alto il volume della TV, scusate. Ok, allora abbiamo Ignis che è messo male a usare un eufemismo, però non vedo problemi. Dirigiamoci tramite i vari tesori pian pianino verso il mausoleo, in cui c'è anche una missione secondaria da Dave, quindi qualcosa di carino lo abbiamo. Deiri va segen sare teiru daro. Ima naka dou natte in daro ne? Sa na. Dou daro. Ma Di sicuro ci vedremo buttare addosso diversi quei dannati di soldati prima di arrivare. Abbiamo più di 1 chilometro da fare, però in sto caso preferisco andare a piedi per prendere proprio le magie e i tesori, voglio dire, suggerimento, non lo pensi neanche suggerimento perché Megalizir, ne abbiamo dovuto usare uno, quindi ci sta. Prossimo tesoro. Eccoci. Ah no, ok. Va bene. Abbiamo anche un rinoceronte, quindi stiamo attenti. Ormai livello basso, non è più un problema. Eccoli. Diavolo. Vabbè, c'è il quick time event adesso. Andiamo in tempesta di Gladio. Che ripeto, una tempesta con la Masamune. Guarda, questi qua che sono quantitativo quanto elevato. Ok,
Ok. Chiusi. E pagano un'enormità. Proprio non sento. Mesmerize. Non sento motivazioni di farmare in sto gioco ora come ora. Cosa eravate deboli, Mesmerize? Ah, ma sono innocui? Se non li attacco io? Vabbè, è un'occasione per fare un po' di danni. Cosa eravate deboli? Oh. Ok. Cristo santo. Andiamo così. Vabbè, questo è easy. Sono soldi, guardiamo il lato positivo. Soprattutto esperienza. E tanta esperienza che in futuro di sicuro ci renderà la vita più facile. Tanto siamo già a più di metà strada. Se non, allora, se non lo attacco. Ecco, figurati te se... Sto facendo un cavo di danno, ma sto sbagliando arma? No, non sto facendo un cavolo di danno. Ah, gli ho rotto il corno! Bella sta meccanica che in alcuni nemici se gli rompi le parti del corpo... ora però un problema. Oh no. Sono messi tutti là. A cavolo. A cavolo. Ok, ne rimangono in vita 3. Sono insistenti però un pochino eccessivamente. Cioè qua si... Sta roba qua un pochino rovina il fatto che gli scontri non sono casuali in Final Fantasy XV. Però questo è come avere uno scontro casuale. È particolare come meccanica. Potrebbe venire patchata. Secondo me, se la patchano, non sarebbe un problema perché hai eccessivamente troppe possibilità di trovarli. Guardate adesso, ad esempio, questa non era una cosa evitabile guardando il resto. Cosa porterà? Poi sicuramente ora arriveranno ancora altri.
Scommettiamo? Esatto, visto? Cioè, capite il problema di sta meccanica? Ogni combattimento che facciamo ha altissime probabilità di far uscire fuori sti cretini qua. Che sono 10. Che noi dobbiamo attaccare uno a uno. Almeno all'inizio, perché se no ne buttiamo giù almeno un paio che... Oddio, sono di una facilità allarmante da buttare giù, eh. Però... sempre un casino di proporzioni in mani. Per quanto possono essere facili e tutto, sono sempre 10 nemici alla volta. Poi il fatto che siano deboli all'arma che prediligo mette tutto su un'altra luce, perché però basta andare qua, gli fai una combo con le daghe ed è finito. Però, ripeto, non possono apparire a ogni singola battaglia. È eccessivo, secondo me. Quindi ci sta se verrà patchato. Adesso. Una corsetta di un chilometro, fregandocene di nemici e di qualsiasi altra cosa, direi che è fattibile. Inizio a pensare che anche fosse solo questa la mappa andrebbe bene. Perché è più grande di quello che sembra. Spero naturalmente non sia solo questa. Però... ecco, tipo in questo caso qua io me la fuggo, perché combattere dei livelli 1 solo per buttarsi poi addosso l'imminente... che vi dicevo... l'imminente roba di soldati Magitek che ti esce così a random è uno spreco assurdo. Ok che fai, che prendi item, ok che livelli, ma comunque non è un sistema fatto bene. Peccato, peccato. Per me c'è qualche errore di calibrazione. Probabilmente un tempo, un mese verrà patchato, forse addirittura prima che finiamo il gioco. Comincia a vedere quanto durerà sta roba, ovvero... capitolo 1 non c'erano, capitolo 2 è iniziato il casino e ci sono. Questa è una rottura. Cioè, è una rottura grossa, perché anche adesso... ecco, visto? Ecco l'altri. Cioè, senso logico di ciò... non c'è. Quelle cose che bastava poco per... che qua un giorno dovremmo poterci entrare, penso. Comunque, stavo dicendo, a me basterebbe anche che la mappa fosse, va bene in queste dimensioni, va benissimo, però... no. Sto vedendo se c'era per caso un posto dove fare un bivacco, ma non c'è, dormiremo in hotel stasera. Poi dovremmo vendere un... ripeto, non vale la pena. Perché anche qua... con molta probabilità... ecco, visto? Arrivano i Magitek. Hanno quasi un'apparizione del 100% a ogni singola battaglia casuale che facciamo. È troppa. Ora, qua siamo nella world map. Ancora dungeon non ne ho visti, ma ci saranno. Mi sono per sbaglio spoilerato di un dungeon che ci si mette 5 ore a fare, ad esempio. Quindi sarà tipo il faro del 12. Il faro del 12, ragazzi, quando lo faremo sarà lunghissimo, ma anche bellissimo. Più il farming che si può fare là dentro, le cacce, tutto quanto, non sarà fatto male. Però la mia speranza è una mappa... così grande mi va bene, ma ci devono essere dei dungeon. Ovvero dei livelli sotterranei, sopra, dei modi in cui aumentare la visibilità. Come mappa non è grandissima, però non è neanche piccola.
Cioè, secondo mio modesto parere, una mappa di queste dimensioni più dungeon è già più grande di Final Fantasy X. Non del 12, il 12 continuo a pensare sia di parecchio più grossa, ma del 10 senza problemi. Il 10 non è così grande come sembra. Il 10 sono quasi tutti i dungeon. Un po' di peperoncino. Ottimo, andiamo avanti. Siamo arrivati al bivacco dei cacciatori. Ci facciamo una bella dormita. E poi vediamo un attimo la seconda missione secondaria e tutto il resto. Allora. Qua è il continuo. Qua si comprano le armi. Qua non so bene cosa c'è. E qua si può dormire. Ok. Facciamoci un piccolo riposo di 1.2. So che dovrei continuare tutto quanto e approfittare degli XP superiori, ma ragazzi, non serve in realtà. Se volessi farmare esperienza, so già come farei. Andrei in giro qua sia di giorno che di notte, affronterei robi là, poi mi trasferirei a in qualsiasi posto in cui avrei possibilità di farming medio-alto. E qua mi sa che non so se off-screen, ma con qualche taglio ci andiamo a fare qualche caccetta, eh. Probabile. Puoi andare un attimo avanti adesso, però alcune cacce già adesso le vedo fattibili. Quella ai budini, ad esempio, la vedo più che fattibile. Allora, per prima cosa parliamo con loro per andare avanti nella trama. Dopodiché andremo a vedere la seconda. Monica! イリス様をお守りして逃げるのが精一杯でした。今イリス様にはダスティンが、レスタルムまでは無事お連れできるかと。そうか、すまねえな。将軍はこの先の王の墓所でお待ちです。コールドンマウゾレオ、ok, dove ci siamo spoilerati quando sono andato a cercare. Ok, non mi dici niente di che. Dave, che mi dici? Cercate una piastrina. Ok, facciamo sta missione secondaria. Cavolo, un pochino più lontano del previsto, 300 metri. Però dubito sia chissà quanto difficile. Ecco però, piccola cosa, noi ora andremo là, magari combatteremo contro qualcosa, scommettete che comunque appariranno i Magitek. Sarei pronto a scommetterci. È un problema, i Magitek sono un problema così come sono strutturati. Là ci sono gli scorpioni, per piacere. Va bene tutto, ma non che sia obbligato a combattere contro i Magitek per gli scorpioni livello 1, per piacere. Va bene, ci sono nemici livello 12, magari per prendere qualche item in più, ma non dei livelli 1. È vicino a qualcosa? No, era in una zona però in cui non siamo stati un granché, quindi la vediamo meglio. Può aumentarci un po' il vigore, però come ho detto il prossimo obiettivo è il secondo slot di accessori. Là ci sono i nemici alati. E non solo. Cosa sono quelli? Dopo ragazzi andiamo a vedere cosa sono quei nemici là. Vabbè, sti qua. Ah! Il nostro caro amico ti scrivo.
Non li vedo neanche dove cavolo sono. Sono molto più veloci da far fuori. Prompto, perché hai così poca vita? Cioè, mi sei andato in crisi? Prompto. Dicevo, cosa sono quelli? Quelli sono nuovi. Quello non è un nemico che abbiamo già affrontato. Voglio sapere cosa sono. Cosa sono? Cosa siete voi? Delle mini giraffe, debole alle lance e agli spadoni. Vedi, qua ci sta anche rischiare i Magitek. C'è il fatto che sono nemici che non abbiamo mai visto. Ignis. Ragazzi, sta entrando un po' troppo in crisi. Delle battaglie simili. Ottimo. Ora arriveranno i Magitek. No? Strano. Però mi rompe che siamo già costretti, volendo, a usare item o a riposarci. Che mi rompe come cosa. La piastrina. Eccola qua. Carine, sono delle giraffe. Qua siamo nella zona in cui non ero ancora stato. Le giraffe sono quelle che hanno la missione di caccia di livello 22-23. Sono loro. Attenzione che qua ci sono gli scorpioni. Cristo santo, anche senza appaiono. Quali sono? Che sono gli sfigati. Questi qua possono fare una marea di danni in più. Ma semplice, no, non ancora. Ma semplice il fatto che puoi disintegrare sto povero Cristo, andandolo a sfasciare nei punti precisi.
Sente, la battaglia alla fin fine è una cavolata di proporzioni epiche. Se continua ad attaccarlo qua. Minchia. Quando funziona però, eh. Paiono troppo e senza vere e proprie spiegazioni, perché cioè, ok, ma come fanno a sapere dove siamo? È questo che mi chiedo. Come cavolo fanno a sapere dove siamo? Se fosse Final Fantasy 6, 7, 8, 10, sarebbe anche fattibile tagliare ogni volta che un accampamento. Mi accampo non per guadagnare. Ah, ok. Non per guadagnare esperienza. No, mi accampo per aumentare le skill di cucina di Ignis. E vedete se sblocchiamo una scena. Perché le scene comunque guadagnano. Saliremo anche leggermente di livello, ma non è quello che mi interessa in questo istante. In questo istante la cosa che mi interessa di più è aumentare la sua capacità culinaria. Trancio di spigola, non ho spigole. Ci facciamo questo. Così per prepararci se escono ancora, il più 100 di HP può essere sempre più che utile. Aumentiamo a livello 3, quindi non è male. Poi saliamo anche di un livello, ma... No, non saliamo invece. Però è salito. L'importante in questo caso è questo. L'aumento della cucina di Ignis. Ok. Vediamo un attimo i PA quanti sono in questo istante. Penso 48, ma voglio capire se quelli sono i PA guadagnati o i PA totali. E vediamo se magari a sto giro prompto ci fa un giochino. No, nulla. Abilità 48, perfetto. Adesso consegna la piastrina qua. E poi direi che dubito ci sia un'altra missione secondaria di già. Perché sarebbe bello un po' più di platforming, però già scommetto che... Buono. Cioè, scommetto che ci saranno dei puzzle col platforming o altro. Ottimo. Vabbè, l'esperienza non mi interessa in questo momento. Mega pozione neanche. Non c'è un'altra quest, quindi andiamo avanti. Ok, alla fine penso che più o meno anche i video di prosecuzione, a meno che non siamo proprio nel vivo dell'azione, in un dungeon della trama, avranno metà prosecuzione, metà missione secondaria. È dispersivo, è molto dispersivo sto Final Fantasy, ma non è un punto debole, non è una cosa negativa. A chi piace il genere, è normale, è meglio sia così. Poi va a gusti, anche il 10 e il 7 avevano molte missioni secondarie, ma erano incentrate prevalentemente sulla trama. Qua è un mondo con una trama di sottofondo,
in cui però ti svolgi con una... Mi spiace, ma... Ora, non ditemi che arrivano anche qua. Perché c'è un limite. Pronto, sta pian pieno salendo di livello, di HP, però siamo di livello basso d'HP, abbiamo meno di 1000. Non c'erano la prima volta. Ottimo. Abbiamo della carne, abbiamo tanti item. Ok, sarà aperto? È aperto, ragazzi, è aperto, quindi vediamo se ci becchiamo magari il primo dungeon. Sarebbe curioso vedere un dungeon. Perché, a meno che non sia davvero solo una piccola tomba, allora... ようやく来たな、王子。だ。俺は何すれば言った。亡き王の魂に触れることで力が神王へ与えられる。これは魂の棺だ。力を得ることは王の使命でもある。国もねえのに使命か。 お前の自覚を待っている暇などない。王には民を守る責務がある。で、王子だけ逃がしたのか。バカじゃねえの。王が守るのは息子じゃねえだろ。王子、いつまで守られる側でいる。お前は王の責務を託されたんだ。託したって。じゃあなんで言わなかったんだよ。 笑って送り出しただろ。俺は騙されたじゃねえか。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。お前になら神王になら この国を民を託せると信じたからだ。勝手なこと言いやがって。No, si è spiegata subito a questo punto che ci sia un dungeon, perché la prendiamo così. L'anima, l'arma. Sto qua. Mi aspettavo leggermente di più, magari. Le armi ancestrali. Ah. Armi ancestrali. Daga del salvifico. これから 13 armi.
13 armi. Allora, è una daga del salvifico. Ah, ok. Penso di aver capito come usarla questa arma ancestrale. Ok. Allora, andiamo un attimo se come credo. Ogni attacco. Ok. E mi consumerà HP. Ora. Proviamo. Se io combatto, fa una marea di danni. Ma mi consuma. Esatto, mi consuma. Come la uso? Così. Poi cambio arma e continuo ad attaccare. Oddio, è di una... è complessina come arma. Perché... ah, proprio qua? Cioè, proprio... attaccata al mio sedere sta... Cioè, è forte come arma. Vedo che fa danni assurdi. Però, visto che in base ai danni che fa, ti prende parecchi HP. Oddio santissimo. 2. Oh Cristo santo. Vabbè, queste sono di trama. Non sono di sicuro una cosa. Una cosa fatta così per fare. Queste saranno di trama. C'era anche un tesoro? Non penso. Oh signore. Sta un attimo attento qua, perché se... un cecchino. Oh Cristo. Davvero? Come cazzo si spara? No vabbè, fa cagare. Ecco.
Ok, questo non parlo però. Questa è abbastanza complessa se la scazzo. Ok. Davvero vi siete lasciati beccare, Dio santo. Zona pericolosa? どこはここまでだ。この鍵を渡そう。他の墓所の扉が開く。自分たちで動いてみろ。力はいくらあっても困らないからな。分かった。証拠は帝国の動きが気になる。この周辺を探るつもりだ。お前たちは力を備えておけ。じゃ、行くぞ。了解。気をつけてな。よし、行こう。無茶すんなよ。 Continuiamo ancora un po', ragazzi. Continuiamo ancora un pochino. Cioè, appena... Dove diamine siamo? No, allora un attimo di calma. È più lungo, se fosse un'anticamera invece ragazzi è più lungo del previsto. Quindi, questo episodio è durato una decina di minuti in meno. Però, abbiamo trovato la prima arma ancestrale, abbiamo capito come funzionano. Hanno parassita, c'era un'abilità simile in uno dei Final Fantasy, non ricordo quale. Dobbiamo stare attenti, noi ci vediamo al prossimo con forse la seconda arma ancestrale, il primo mausoleo.